Vediamo ora come creare un nuovo tematismo. Immaginiamo di dover visualizzare sulla mappa i parchi urbani. Sarà dunque necessario creare un nuovo shapefile. Dal menu, in alto, alla voce layer, si clicca su Crea vettore e sull'opzione Nuovo shapefile. A questo punto si definisce il tipo di geometria, nel nostro caso il poligono, e si seleziona il sistema di riferimento. Lasceremo, nel nostro caso, il sistema di riferimento preselezionato. I campi possono essere aggiunti già in questa schermata, ma noi li inseriremo successivamente utilizzando la tabella attributi. Selezionando OK dopo aver nominato il layer, si clicca sul pulsante Salva per salvare il nuovo shape. Come vediamo, il nuovo layer è stato caricato ed è visibile nell'elenco dei layer, sebbene al momento privo di elementi. Vediamo allora come aggiungere gli elementi agendo sulla tabella degli attributi. In particolare, andremo ad attivare la modalità di modifica e inseriremo i campi per modificare la struttura della tabella attributi. Il primo campo aggiunto sarà il campo denominazione e l'attributo sarà un campo testo di lunghezza massima 255 caratteri. Allo stesso modo aggiungiamo un nuovo campo area definendo gli attributi del relativo valore. A questo punto si rendono definitive le modifiche alla struttura della tabella uscendo dalla modalità modifica e salvando. A questo punto zoomiamo sull'area di interesse. Per aggiungere il nuovo elemento apriamo la modalità modifica con il pulsante matita e inseriamo il nuovo elemento. Disegnando nell'area della mappa con il pulsante sinistro del mouse il perimetro dell'area di interesse. Per chiudere il perimetro cliccare sul pulsante destro del mouse. A questo punto si apre la scheda con le informazioni dell'oggetto appena inserito e popoliamo i vari campi. ID1, denominazione parco urbano. Per l'inserimento dell'area la questione è un po' più complessa. Dobbiamo farlo manualmente aprendo la tabella degli attributi. Tasto destro su layer, parchi e apri tabella attributi. Nella tabella premere sul pulsante apri calcolatore campi. La modalità modifica è sempre attiva con il pulsante matita. Selezionare a questo punto aggiorna un campo esistente e selezionare il campo da aggiornare, in particolare il campo area. Tra le funzioni disponibili dentro la geometria, scegliere la funzione area con il doppio clic e dare OK. Chiudere modalità di modifica con la matita, come vediamo l'area del perimetro indicato è stata calcolata. A questo punto verifichiamo che la nuova geometria inserita sia visualizzata correttamente nel layer.